La sera si anima ad Arrecife. Di notte, i giovani di Lanzarote e non solo, si incontrano lungo il porticciolo, nella zona chiamata El Charco. Uno dei litorani più incontaminati e belli di Lanzarote è quello di Punta del Papagaio, una riserva naturale raggiungibile con una strada sterrata, e lungo la strada si possono trovare diverse spiagge. Una di queste, Playa de la Mujeres, è una delle più belle di tutta Lanzarote. Teguise era il vecchio capoluogo di Lanzarote e tutt'oggi è una cittadina affascinante e soprattutto rilassante. Una visita è d'obbligo. Faia è un parco nazionale, praticamente una colata lavica di 51 km quadrati. L'entrata costa 9 euro e comprende anche il giro del parco sul pullman che prenderete dall'Islote de Ilario, che è il punto panoramico dove c'è anche un ristorante che cuoce la carne direttamente dal calore che viene su dalla terra. La Isla Graciosa è un'isoletta a nord di Lanzarote, raggiungibile con il battello che parte da Orzola, ed è un'isola molto selvaggia, le cui spiagge e i cui sentieri sono da scoprire con un mezzo consigliato, quello della bicicletta. Lanzarote e sugli altri viaggi che abbiamo fatto potete andare sul nostro sito postinelmondo.it, il link lo trovate qua sotto. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale cliccando sul logo di Posti nel Mondo.